Quali comportamenti mettere in atto in caso di calamità naturale, siano esse alluvioni, terremoti, smottamenti o altre situazioni di pericolo? Soprattutto, dove andare e a chi rivolgersi nell'immediatezza delle emergenze? Se ne parlerà durante gli incontri con la popolazione che verranno organizzati nel mese di marzo dall'Unione Montana Valbelluna, nei comuni di Sedico, Sospirolo, Borgo Valbelluna e Limana. Verranno in particolare illustrate le nozioni fondamentali di cui devono essere a conoscenza i cittadini, nonché altre informazioni riguardanti il piano intercomunale di protezione civile da poco aggiornato, grazie anche al lavoro degli ingegneri Marco Bogo e Marco D'Incà e degli uffici preposti. L'Unione Montana Valbelluna predispone e redige il piano intercomunale di protezione civile, che comprende i vari piani per ogni singolo comune. A propria volta, ogni piano ha delle particolarità e delle peculiarità che vanno a descrivere le situazioni più critiche sulle zone di Villapiana, ad esempio a Borgo Valbelluna, di Giaon a Limana o del Mas a Sedico. Gli appuntamenti sono molteplici per riuscire a raggiungere quanti più cittadini possibili e diffondere tutte le informazioni. Cosa succede, qual è il pericolo e dove può verificarsi. Primo appuntamento lunedì sera alle ore 20:30 al Polo Culturale di Sedico, con altra data martedì 19 all'ex latteria di Mas. A Sospirolo l'incontro avverrà al centro civico giovedì 21 marzo. Il comune di Borgo Valbelluna sarà coinvolto mercoledì 13, lunedì 25 e martedì 26 marzo, rispettivamente in sala San Felice a Trichiana, alla società operaia Mutuo Soccorso a Lentiai e all'ex chiesa di San Pietro a Mel. Quattro infine le date di Limana: lunedì 18 in municipio, giovedì 21 a Valmorel, martedì 26 a Triches e giovedì 28 alla pizzeria Il Parco. I cittadini devono iniziare a conoscere i luoghi dove vivono, dove hanno la propria casa, capire quali sono un po' le criticità che ci sono attorno a casa propria, in maniera tale che in caso di allerta meteo o di bollettini di meteo avversi sappiano insomma cosa fare, come comportarsi e quali rischi eventuali hanno stando a casa propria. E all'interno del piano devono conoscere veramente poche notizie, devono sapere cosa fare, dove andare, come comportarsi in caso di calamità.